Finalmente riparte la stagione. Siamo a Le Mans per la 24 ore. Quest'anno griglia affollatissima. Siamo 55 squadre al via. Questa sarà la mia sesta Le Mans, quindi un pochino di esperienza me la sono fatta e sappiamo che anche se siamo veloci, che abbiamo visto nei test per campionato anche lo scorso anno, i fattori che incidono sul risultato finale sono davvero tantissimi. Il pubblico è già caldissimo, non so se lo sentite, ma fa veramente un baccano incredibile già dal martedì. Il campionato quest'anno si dividerà su 3 round, quindi ci sarà 24 ore di Le Mans, poi si andrà a Spa in Belgio per un'altra 24 ore e poi si terminerà con la 24 ore del Bol d'Or. Durante le verifiche tecniche i commissari della FIM controllano il buono stato dell'equipaggiamento in generale, ci consegnano queste fasce che identificano pilota rosso, giallo e blu. All'interno di queste fasce c'è il transponder che permette di capire in quel momento il pilota che c'è all'interno della pista. Questo è il casco ovviamente deve essere omologato FIM e per questo controllano appunto che lo sia. Questa è la mia nuova grafica che molti di voi sicuramente avranno visto su Instagram. I commissari controllano anche la presenza di questi catering frangenti che sono obbligatori e sono utili per la visibilità del pilota in caso di caduta di notte. Per quanto riguarda la moto invece i commissari FIM controllano la tabella portanumeri che deve essere luminosa ovviamente per le fasi in notturna, i fari che devono essere gialli che identificano la categoria stock, il sistema di rifornimento Staubli che deve essere omologato, questo è il tappo che teniamo noi in mano durante il pit stop e che mettiamo prima di partire. I tecnici controllano anche che lo scarico sia omologato e fanno la verifica fonometrica per verificare che il rumore stia nei limiti consentiti dal regolamento. Vengono anche controllate tutte le protezioni, carter motore, leva freno, che siano omologate e infine la moto viene pesata. Per ultimo viene anche controllato l'abbigliamento dei meccanici perché il casco è obbligatorio quando sono in pit lane e l'addetto al rifornimento deve avere una divisa completamente ignifuga. Squadra che non vince non si cambia. Ecco i miei vecchi compagni, Kevin Calì e Simone Saltarelli. Ciao, vecchi ragazzi. Chi? Vecchio è lui, vecchio. Come la vedete? Sta umida per ore, freddina, Le Mans. Io più fredda che umida. Sarà sempre una bella avventura. Appena finito le prove libere in notturna, oggi è stata una giornata bella tosta, stamattina prove libere, oggi qualifiche e stasera appunto le prove libere in notturna. Qualifiche andate molto bene, siamo in pole provvisoria, ma è stata veramente una giornata tosta, è iniziato a piovere, poi ha smesso. Vi dico solo che durante la mia sessione di qualifiche da 20 minuti ho iniziato con le rain e l'ho finita con le slick a 7 millesimi dal primo, però nella totale abbiamo la pole provvisoria, quindi giornata da bene, domani sarà un'altra giornata. Mettono acqua, ma dovremo difendere la pole provvisoria, quindi vi aggiorno domani. Ciao ragazzi. Prova di qualifica 2 bagnate, quindi stamattina né io né Kevin siamo entrati in pista perché ovviamente era impossibile migliorare il tempo di fatto ieri. Invece Saltarelli ha voluto rientrare per prendere un po' di feeling sul bagnato. Fatto sta che abbiamo mantenuto la pole position, quindi domani partiremo dalla prima posizione stock, 12esima della classifica generale. In ottica gara, ovviamente sono 24 ore quindi la partenza non è importante, ma abbiamo guadagnato i primi 5 punti della classifica generale e ovviamente partendo un po' più avanti in mezzo alle VC
ci toglieremo probabilmente dal traffico iniziale, quindi molto importante in ottica gara. Qui dietro stanno preparando per la P2 Walk e ci vediamo domani per la gara. Avete visto che c'è un sacco di gente, ma non è qui per noi, è qui per Adrian, che è molto molto emozionante. Adrian, noi andiamo via, fai tutto sì, ok? Eccoci finalmente in griglia di partenza, sarà Kevin che scatterà per questa gara, poi sarà il turno di Simone, poi io entrerò per terzo. Useremo una strategia un po' diversa dal solito per le gomme, faremo 2 stint col posteriore e 4 stint con l'anteriore. Siamo messi bene, i nostri avversari sono belli carichi, specialmente la BMW è quella che si è dimostrata un pochino più veloce sul passo gara sull'asciutto. Ma come sapete la gara è lunga, quindi noi ci siamo e daremo battaglia fino alla fine. Vi aggiorno. Sono le 10.30, sono qui con la mia dolce metà, ho fatto 2 stint, adesso c'è Simone dentro, tra una decina di giri tocca a me per il mio terzo stint e attualmente siamo quarti, abbiamo avuto un piccolo problema al box che ci ha fatto perdere 1:10, però dai, la gara è ancora lunga, per adesso normale amministrazione. C'è il BMW, la numero 9, Tecmas e anche la 55 National Moto che hanno un passo leggermente più veloce del nostro. Però dai, siamo lì davanti e è lunga. Si può ancora andare in nuovo, sì. Ma cartella è già tirato, ragazzi. Cosa mi si terza? Puttana, what the fuck?
Come avete visto, la nostra gara è durata poco più che metà, perché verso le 3 e un quarto il mio compagno Kevin è caduto tra la curva 1 e la curva 2, quindi è una velocità abbastanza elevata durante la staccata tra quarta e terza, e quindi la moto è praticamente da buttare via, perché oltre il telaio spezzato si sono piegate anche le forcelle, il forcellone, il telaietto posteriore, anche il serbatoio era addirittura storto, quindi è un peccato, perché eravamo lì davanti, dopo la pole position ci stavamo giocando le prime posizioni, eravamo stabilmente in seconda posizione prima della caduta, però purtroppo la notte qua a Le Mans era molto fredda, perché c'erano 4 gradi circa e anche l'umidità, perciò fare un errore era abbastanza semplice, purtroppo un errore può essere fatale. Peccato, ma ci rifaremo alla prossima. Ringrazio comunque tutte le persone, tutto il team e tutti gli sponsor che mi supportano. Adesso andremo a Misano con l'Aprilia per la prima gara del National e mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale per seguirmi anche nelle prossime gare e alla prossima. Ciao ragazzi.